Accanto a me l'architetto Ditta, che ha dato i chiarimenti appunto di quanto concerne il depuratore comunale di Mazara del Vallo. Sono state dette tante cose questa sera. Il dirigente dell'ARPA ha parlato della vasca di ossidazione. Qual è il problema al momento del depuratore di Mazara del Vallo? Dopo il mio intervento hanno preso la parola i tecnici progettisti, ingegnere Galbo e ingegnere Polizzi, che hanno spiegato dettagliatamente tutto il processo depurativo, spiegando le varie fasi, i vari problemi che potevano insorgere e in particolare la delicatezza di questo impianto, che è un impianto di depurazione a fanghi attivi per biodischi, una tecnologia che prevede e richiede soprattutto una qualità di reflui legata a quelli che sono i parametri tabellari previsti per gli scarichi civili. Uno dei problemi che io ho accennato poteva individuarsi come causa di una mancata o efficiente depurazione di questo primo lotto di impianto, che di per sé è funzionale. Qualcuno ha detto che è incompleto, no, è un progetto, che un impianto che va completato nella sua ultima fase col secondo finanziamento che è già da decretare a giorni da parte dell'assessorato, ma che di per sé è funzionante, altrimenti non avremmo girato l'interruttore e avviato il funzionamento. L'impianto è stato esitato favorevolmente come stralcio dagli organi di competenza, quindi ha subito una valutazione e verifica che lo ha dichiarato idoneo al processo depurativo. È chiaro che il processo depurativo è limitato però a una quantità e qualità dei reflui. Attualmente l'impianto funziona per un carico idraulico di 35.000 abitanti equivalenti. Questo carico idraulico sarà elevato a 65.000 e più abitanti equivalenti quando verrà completato l'intervento dell'impianto di depurazione. I cattivi odori che nascono da questo impianto chiaramente non sono imputabili a un cattivo funzionamento. Il cattivo funzionamento è determinato da una causa, che è la qualità del reflu. Se qualcuno si prende la briga di andare all'impianto e vedere le acque in entrata, si accorgerà che la colorazione del reflu in entrata non è quella tipica degli impianti civili, ma presenta delle colorazioni e la presenza anche di residui solidi che non si riscontrerebbero in altri impianti civili. Quindi la presenza di questi componenti, di queste concentrazioni e di questi elementi inquinanti provoca chiaramente una crisi nel sistema, nel processo depurativo dell'impianto, che, ripeto, essendo a biodischi, è molto sensibile e non è in grado di poter assolvere anche a quello che è un processo depurativo di natura chimica, perché è un processo biologico che verrebbe a snaturalizzare nel momento in cui gli scarichi non sono più civili ma di tipo misto o industriale. Al momento quindi che tipo di acque escono dal depuratore? Allora, intanto avevo appunto chiesto al dottore Carruba, che è intervenuto come ARPA, di dare anche un dato relativo alle analisi, ai risultati delle analisi delle acque in entrata, perché sicuramente mettendo a confronto i dati relativi alle acque in entrata con quelle delle acque in uscita è evidente che un processo depurativo esiste di fatto, ma se le acque in entrata hanno dei valori troppo alti, chiaramente non possiamo noi arrivare con questo sistema ad abbattere tutto il carico inquinante. Chiaramente le acque in uscita hanno ancora dei valori troppo alti. In queste ultime settimane mi risulta che il monitoraggio che c'è attualmente nell'impianto di depurazione con un sistema di autocontrollo e che rileva giorno per giorno, momento per momento, attraverso un computer, tutta la qualità e la conducibilità dei reflui in entrata, sicuramente è migliorata di gran lunga rispetto al periodo iniziale. E ripeto, se la qualità dei reflui in entrata
riuscirà ad rientrare nei valori tabellari prescritti dalla legge, sicuramente l'impianto di depurazione potrà funzionare già così com'è. Più o meno quali saranno quindi le tempistiche per arrivare a un pieno funzionamento al 100%? Beh, se ritengo che si manterrà questa qualità di reflui come quella che abbiamo visto nelle scorse settimane, l'impianto di depurazione già può funzionare a regime nel giro di una settimana o due. Però se in questo lasso di tempo si verifica un episodio di concentrazione di inquinanti che sono fuori tabella, l'impianto risentirà di questo ulteriore carico e quindi ripartirà di nuovo da zero nel processo depurativo per arrivare a regime nelle previsioni progettuali.